Buongiorno e buon martedì. Oggi è martedì 10 marzo. Se riesco, voglio registrare dei video tutti i giorni per tenervi compagnia e tenermi allo stesso tempo compagnia. In realtà, non spaventatevi dalla mia faccia, non è così presto come può sembrare, perché in realtà sembro sveglia tipo da 10 minuti, in realtà sono sveglia già da diverse ore. Sono le 13 e l'una ste. Adesso deve pranzare, io no perché ho fatto una colazione, non dico abbondante, però ho mangiato verso le 11, quindi adesso non ho fame, preparo il pranzo solo per lui e siamo ancora a casa ovviamente, come è giusto che sia, quindi mi raccomando ragazze, anche voi state in casa. Ci sono comunque tante cose anche da fare in casa, molto spesso ci lamentiamo perché abbiamo poco tempo da dedicare alla casa, poco tempo per noi stessi, poco tempo per leggere, per guardare dei film, per stare con la famiglia, per stare con i nostri bambini, con i nostri, per stare con i bambini perché io al momento non li ho, però approfittiamo di queste settimane per fare queste cose. Vedete il cavalletto alle mie spalle perché prima ho fatto la foto. A proposito, vi lascio magari qui da qualche parte la foto che ho scattato. Stamattina ho mangiato i waffle senza zucchero, ho mangiato questi, li abbiamo presi su internet. Sono dei waffle molto più leggeri rispetto ai classici. Sono questi. Sono buoni, sono piccolini, infatti quando faccio questo sgarro ne mangio due. Vediamo se riesco a aprire la scatola senza fare casini. Vedete, questa è la dimensione di un waffle, quindi di solito ne mangio due alla volta e di solito faccio questo sgarro una volta a settimana. Quindi stamattina ho mangiato due di questi waffle con un cucchiaino di crema alla nocciola proteica, ve la faccio vedere, ma in realtà questa colazione ve l'ho mostrata anche nella morning routine che è uscita la settimana scorsa, se non l'avete vista ve la lascio qui nelle schede. Questa è la crema che ho mangiato. Nel frattempo l'altro giorno è uscito questo bellissimo amico che mi farà compagnia in questi giorni e poi ho mangiato qualche fragola che tra l'altro l'ho presa al supermercato e sono buonissime, dolcissime. Super super, quindi non ho fame. Adesso, prima di preparare il pranzo a steak, tra l'altro ancora il computer, voglio mettere questi patch per il contorno occhi. Abbasso un attimo la luminosità perché mi vedo bianchissima. Forse così può andare un attimo meglio. Comunque dicevo, ieri ho sistemato la cassettiera dei trucchi della skincare. E ho tolto alcuni di questi patch perché ce li ho da diversi anni, quindi li voglio utilizzare sperando che siano ancora buoni. Questi sono dei patch contorno occhi con il collagene. Quindi adesso, intanto che preparo il pranzo, li tengo in posa. Vediamo se sono ancora buoni più che altro. Nel frattempo, se sentite abbaiare, è Mocha. Lei ogni volta che vede qualcuno passare davanti a casa, che sia un cagnolino, che sia una persona, un bambino, una macchina, lei abbaia a chiunque. Comunque vediamo se questi patch sono ancora validi oppure no. Allora, devo dire che non sono più bagnatissimi, impregnati di prodotto, però vabbè. Ne metto uno qui. Sì, no, infatti sono freschi, ma non sono più belli impregnati di prodotto, quindi secondo me non funzioneranno poi più di tanto. Vabbè, io intanto li ho messi, però secondo me fanno davvero poco perché sono praticamente asciutti, quindi gli altri probabilmente andrò a buttarli. Dovrei averne tipo ancora 4 confezioni, 4 trattamenti, diciamo. Però sono completamente asciutti, quindi questi li faccio perché li tengo su perché ormai li ho aperti, ma gli altri li butto perché non valgono più niente. Il pollo è in pentola. Oggi ho fatto il petto di pollo infarinato, poi l'ho messo semplicemente qui in pentola con un filo d'olio, andrò a mettere poi un po' di sale e il rosmarino. Nel frattempo, anche su Instagram Stories vi ho fatto questa domanda e
praticamente mi avete detto anche voi di buttarli, quindi proprio perché sento che questa zona anzi forse è ancora più secca, quindi adesso li tolgo e vado ad utilizzare illuminato d'immenso e vado ad utilizzare questi di Pixi che sono pazzeschi. Comunque sono super soddisfatta del risultato che ho ottenuto all'interno di questi cassetti. Il lavoro che ho fatto ieri è servito decisamente. Eccomi tornata in bagno, andiamo a rimuoverli perché sono proprio completamente asciutti e quasi mi sento irritata, quindi è meglio toglierli e passare a dei patch che invece non sono scaduti. E appunto utilizzo questi qui di Pixi che mi sono arrivati poco prima di Natale. Ce ne sono anche qui tantissimi e sono sottilissimi, vediamo di non prenderne più di uno. Questi sì che sono belli freschi, si sente proprio la differenza. Che poi io mi sono sempre chiesta, ma si mettono così, cioè corretto come li ho messi io, oppure la parte più sottile deve stare sotto l'occhio, questa più cicciotta deve stare laterale? Boh, io li metto a volte così, a volte il contrario, però la maggior parte delle volte così. Adesso vado a finire il pranzo. Io come vi dicevo adesso non mangio, mangerò più tardi, penso di mangiare una mozzarella light e basta, poi magari farò uno spuntino a merenda e quindi vado a finire di preparare il pranzo stesso. Alla fine li ho girati perché mi ero sbagliata, di solito li metto così, infatti mi davano un po' fastidio, quindi credo che così sia il modo corretto di applicarli, però in caso fatemi sapere qui sotto nei commenti. Alla fine ho deciso di mangiare anch'io perché mi è venuta fame nel cucinare. Adesso vi faccio vedere il mio splendido pranzo di oggi. Oggi a pranzo mangerò le due fette di speck che ci sono avanzate ieri con gli involtini, un pezzettino di salmone che mi è avanzato ieri a cena e la mozzarella light con un filo d'olio e un po' di sale, mentre il piatto di ste è questo, come vi dicevo prima, petto di pollo infarinato in pentola che ha un profumo squisito. Abbiamo finito di pranzare, parlo a bassa voce perché Ste sta facendo una chiamata di lavoro. Adesso vado a togliere i patch contorno occhio che ho tenuto tipo per un'oretta abbondante, infatti adesso si sono asciugati completamente, li vado a rimuovere, mi do una truccatina veloce, poi devo correre al PC perché fra poche ore esce la morning routine, ma ancora non ho fatto l'anteprima, quindi adesso, dopo essermi truccata, vado subito a farla, così il video sarà online oggi. E dopo oggi pomeriggio riprovare a fare una torta e devo anche lavarmi i capelli, però quello lo faccio dopo, prima voglio sistemare il video. Mi sono finalmente truccata, quindi adesso ho un aspetto decisamente più decente. Ora vado ad editare il video che ho registrato ieri e faccio l'anteprima, stavo cadendo, così fra poco il video potrà andare online. Ho appena fatto la maschera sui capelli, l'ho applicata sui capelli asciutti, è stata in posa una ventina di minuti. Adesso vado a lavarmi i capelli e non so se fare la torta oggi o farla stasera, cioè farla domani, perché voglio fare per stasera le polpette, il burger di zucchine, poi magari vi registro la ricetta in questo video, così la trovate anche qui su YouTube, perché l'ho messa su Instagram Stories e intanto mi avete scritto quando le stories erano poi andate. Potrei metterla anche in evidenza, però potrei caricarlo anche qui su YouTube questa ricetta, così almeno vi resta e potete vederla tutte.
finito di lavarmi i capelli, sono belli profumati e belli morbidi. Ho utilizzato una maschera, poi magari stasera ve la faccio vedere. Comunque ho nel frattempo riordinato anche la cucina, ma adesso la dovrò mettere di nuovo sotto sopra perché faccio i burger di zucchine, quindi vi faccio vedere come li preparo. In realtà sto cucinando in anticipo perché sono le 5 e le 17:17 esattamente, però intanto preparo le zucchine così poi stasera devo soltanto preparare le polpettine, i burger, o quasi quasi potrei già farli tutto adesso, così stasera devo soltanto cuocerli. Mi sa che faccio così. Sono qui pronta in postazione. Ho preso 4 zucchine che sono già andata a lavare, ovviamente. E vado a togliere le estremità. Questa, togliamo un bel pezzo perché si è leggermente un po' marcia, sembra. E poi con una grattugia dai buchi grandi andiamo a grattugiare praticamente tutte le zucchine. Alla fine ho preso questo più piccolo perché è più comodo da usare e vado a grattugiare tutte le mie zucchine. Queste sono le zucchine tagliate, ci sono dei pezzi un pochettino più grandi perché erano quando era verso la fine non riuscivo a farlo con la grattugia. Ho utilizzato questa che non ha i buchi eccessivamente grandi, infatti è uscita molto molto sottile. L'altra volta invece avevo utilizzato uno strumento di mia mamma un pochettino più grande, quindi erano uscite un po' più grosse, però vabbè, non è importante. Adesso le metto in pentola per una decina di minuti con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Ho aggiunto anche il sale, mi ero dimenticata di dirvelo, adesso appunto le lascio andare per una decina di minuti. Intanto che le zucchine stanno cuocendo faccio merenda con questa barretta. In realtà l'ora della merenda è già passata perché appunto sono le 5:30, però noi alla fine tra una cosa e l'altra mangeremo verso 8:30 e oggi assaggio questo gusto. Queste sono delle barrette molto più leggere rispetto alle classiche barrette al cioccolato, quindi è sempre uno snack goloso però molto molto più leggero. E oggi voglio provare questo nuovo gusto agli Oreo. Di solito le mangio al biscotto, gusto biscotto con le gocce di cioccolato, buonissima era la barretta con il cioccolato bianco che mi piace tanto e il lampone, però l'ho finita quindi oggi assaggio questa. Sì, secondo te è buona? Guardate chi c'è qua. Lei quando sente il rumore della carta immagina subito che sia cibo e viene subito a vedere di cosa si tratta. Comunque dicevo, se secondo te questo è buono? Gusto, agli Oreo? Ah, buono, sì. Dici? Perché quello che avevo provato con al gusto biscotto era pastoso, sembrava quasi di mangiare il cartone, quindi non mi è piaciuto molto. Vediamo questo. Allora, non è male. Parlavo così ma non mi sto ascoltando. Non è male, però preferisco di gran lunga quello del cioccolato bianco con il lampone. E devo fare assolutamente un ordine perché di quel gusto ne avevo presa soltanto una per provarla. Alla fine era il gusto che più mi piaceva. È sempre così, di queste invece ne ho 3. Non è male, però dopo un po' secondo me annoia. Le zucchine sono pronte, sono passati 10 minuti, adesso le lascio un attimo raffreddare, nel frattempo ho già tolto l'aglio, poi preparo tutti gli altri ingredienti che servono per fare i burger che stasera mangerò e non vedo l'ora perché sono davvero molto buoni. Se vi piacciono le zucchine dovete assolutamente provarli. È arrivato il momento di preparare i burger, ho già preparato qui davanti a me tutti gli ingredienti che in realtà sono davvero pochi. Così vi faccio vedere come li preparo e poi stasera anziché farli in pentola, di solito li faccio andare in pentola 10 minuti per lato con un po' d'olio, stavolta voglio provare a farli al forno, così faccio una cottura ancora più leggera e veniamo alla ricetta.
Questi sono gli ingredienti che ci servono. Pan grattato, io di solito utilizzo questo della Mulino Bianco, poi il pan carré ho preso 5 fette al quale bisognerà andare a togliere la crosta e poi le fette di pane sono da fare a cubetti e poi sbriciolarle all'interno delle zucchine, il formaggio grana, comunque il formaggio grattugiato se vi piace, altrimenti potete anche fare a meno di metterlo, io ne metto un po', non troppo perché comunque non amo molto i formaggi, però un pochettino lo metto per dargli un po' più di sapore e basta. Una volta poi uniti tutti gli ingredienti si fanno semplicemente i burger. L'impasto deve essere umido ma non troppo. Per quanto riguarda le dosi io vado semplicemente ad occhio, quindi metto il pan grattato. Adesso sto andando ad aggiungere il pan carré tagliato a cubetti e sbriciolato un pochettino con le mani, molto semplicemente. Ok, adesso vado ad aggiungere il grana. Ok, così può bastare. Volendo potete aggiungere anche il latte o addirittura le uova. Io però voglio ottenere un burger molto leggero, quindi questi sono gli ingredienti che vado ad utilizzare. Metto ancora un pochettino di pan grattato e poi inizio a fare le mie polpettine, i miei burger. Fatto questo, prendo un po' di impasto e vado semplicemente a realizzare il mio burger. Potete farli grandi quanto volete, cioè in realtà non c'è una regola, io più o meno li faccio grandi così. E poi un'altra cosa che faccio è passarli ancora nel pan grattato, così l'esterno resta un pochettino più croccante. Il burger è pronto, adesso continuo così con tutto l'impasto. Ed ecco qua i burger completati. Adesso non mi resta che aspettare l'ora di cena e cucinarli. Questa è la dose che esce con 4 zucchine, quindi mi basteranno sia per stasera che per domani a pranzo, perché Steno li mangia, quindi me li papperò tutti io. E questi sono i burger cotti in forno a 190 gradi, nel frattempo mi sono anche tagliata per un quarto d'ora circa. Ora li assaggio e vediamo come sono usciti. Vediamo come sono. Buoni, buoni. Vi faccio vedere adesso Mocha che sta seduta, perché nella morning routine ancora le stavo insegnando, invece adesso ho imparato. Prima però lo devo giocare un po' che sta aspettando. Seduta. Bravissima. Ti sei già seduta anche Mocha. Ai, l'ho badato. Vediamo se riesco a farla alzare. Non posso provarlo, si è già seduta. Seduta Gioia. Bravissima. Seduta. E in piedi, vediamo. Mocha, seduta. Bravissima, amore. Hanno imparato tutte e due, in realtà lei ormai è 2 anni qui che lo sa fare. E anche Mocha nel giro di una decina di giorni. Sì, circa. Una decina di giorni ce l'ha fatta. Bravissime. Comunque ragazze, prima di chiudere il vlog volevo un attimo dirvi questa cosa prima che la batteria si scarichi, perché sta lampeggiando, quindi nel giro di pochi minuti sicuramente si spegnerà la macchina fotografica, quindi vado abbastanza veloce. Ho appena ricevuto una notizia molto importante, anche il negozio dove lavoro, tutti i negozi d'Italia dell'azienda per cui lavoro ha deciso di chiudere fino al 3 di aprile, quindi nulla, non starò a casa soltanto questa settimana, ma fino al 3. Da una parte sono molto molto, anzi sono contentissima di questa cosa, perché la mia paura era lunedì di tornare a lavoro, ma sono contenta di questa scelta. Non entro troppo nel dettaglio, però sono contenta che abbiano preso una decisione così, anche se è molto importante, però era giusto farlo.
Detto questo, spero che questo video vi sia stato di compagnia in queste settimane un po' così. Un bacione e al prossimo video.